Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. Il bando Giovani in Contatto, l'iniziativa promossa dalla Fondazione CRC, che mette a disposizione ben 715.000 euro per sostenere azioni dedicate ai giovani della provincia di Cuneo. Ne vogliamo parlare con Daniela Cusan, responsabile del settore sociale di Fondazione CRC. Ben trovata Daniela. Grazie e buongiorno a tutti. Cosa prevede questo bando? Allora, questo bando risponde un po' alla priorità della Fondazione CRC di agire concretamente a favore dei giovani della comunità locale, quindi della provincia di Cuneo, nella misura in cui il bando è costituito da due linee di intervento, una dedicata ai comuni, in particolare agli enti locali in genere in partenariato obbligatorio con il privato sociale, e una seconda linea dedicata alle parrocchie e alle diocesi. Che cosa accomuna queste due linee? La volontà di fare qualcosa di concreto attraverso cui aiutare la ripresa delle relazioni tra i giovani. Diciamo che il target di riferimento è molto ampio e parte dai 10 anni fino ai 25 anni, suddivisi ovviamente per fasce d'età che corrispondono a bisogni e esigenze diverse. Ma la volontà è proprio quella di riportare i giovani in contesti, in spazi aggregativi, a fare delle cose insieme per poter rientrare in relazione con un mondo che negli ultimi 18 mesi si è profondamente modificato, e quindi l'iniziativa vuole proprio contribuire concretamente a questo tipo di processo, che prevede anche proprio l'ingaggio dei giovani, no? Quindi una loro valorizzazione di tempo lavoro, perché siano loro stessi in qualche maniera ad aiutare attraverso l'organizzazione di attività e di momenti di relazione i loro coetanei o quelli più piccoli. Ecco, entro quando dovrà essere presentata la domanda? Allora, innanzitutto va detto che il Consiglio di Amministrazione ha prorogato la scadenza di questo bando, quindi ad oggi la scadenza ultima è quella del 29 ottobre, quindi c'è un mese più di tempo. Questo permette sicuramente ai territori di affinare delle progettualità e di metterne in moto altre. Questo è stato fatto proprio con la consapevolezza che il periodo estivo, soprattutto sul versante comuni per l'organizzazione e la ripartenza di eventi, sul versante parrocchie, l'impegno con iniziative varie, campeggi e stati ragazzi, è stato più difficile colorare un lavoro di progettazione. D'altro canto diamo più tempo anche a coloro che hanno messo in atto dei processi partecipativi assolutamente positivi e virtuosi. Bene, noi ringraziamo Daniela Cusan, referente del settore sociale di Fondazione CRC, per averci parlato del bando Giovani in Contatto. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio. In onda ogni mercoledì alle 11, il venerdì alle 16:30 e la domenica alle 19:30. Risorse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al Territorio.